laminato Edoardo Materiali Ferrosi, il più grande magazzino nel Triveneto per disponibilità di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi e profilati. Servizio di taglio e trasporto, con consegne puntuali e veloci in tutto il Veneto. Dal 1933, Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala, Venezia. BeatoSRL.it. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che non vi abbandona mai e che vi aggiorna, che vi informa a 360 gradi alla nostra maniera e che vi fa poi un po' di buona compagnia. Ogni tanto io la sera faccio una ricognizione nella mia ghiacciaia dove colloco tutte quelle notizie, tutti quei contributi che mi servono per le mie trasmissioni, un po' per svuotarla, altrimenti scoppia, altrimenti non mi funziona più il cellulare, anche per eliminare notizie vecchie, superate, obsolete. Per mancanza di tempo io non posso affrontare tante cose. Mi sono imbattuto in una notizia che ho trattato tempo fa e che non avevo mai cancellato, perché io tengo in ghiacciaia non solo i contributi che non riesco a utilizzare, ma anche quei contributi che io ritengo particolarmente interessanti e sempre forieri di interesse per la mia gente. Allora, ieri sera ho visto questa dichiarazione oscena rilasciata da una signora di sinistra, perché ricordatevi che è solo dall'area della sinistra che provengono certe assurdità, fatta qualche rara eccezione. E mi sono messo a ridere da solo, anche se sono passati diversi mesi. C'è una signora che in una conferenza davanti a altre persone si parla di migranti, di extracomunitari. La sinistra cerca spesso, disperatamente, di dare una giustificazione al comportamento osceno, oltraggioso di questi falsi migranti, fra i quali molti sacchetti a perdere, ripeto, molti sacchetti a perdere, che non avrebbero titolo a stare in Italia e che andrebbero eliminati, andrebbero buttati, scusatemi, nella spazzatura, aprire i cassonetti, buttarli dentro e chiudere. Vorrei parlare con questa signora che adesso vedrete, la quale giustifica gli extracomunitari che stuprano le nostre donne sulle spiagge. Si parlava di un caso clamoroso, un sacchetto a perdere straniero africano aveva stuprato una povera ragazza, una nostra connazionale, su una spiaggia, e lei diceva: noi non possiamo pretendere, ascoltate, e mi rivolgo specialmente ai sinistri, ai compagnucci che hanno delle grosse, precise responsabilità
per questo stato comatoso in cui si è venuta a trovare la nostra Italia. Diceva: noi non possiamo pretendere che un africano viene qua che non sappia che non si può stuprare una ragazza. Quindi giustificava il fatto che un africano avesse stuprato una nostra connazionale. Ma sicuramente all'ascolto, fra i miei fedelissimi, ci sarà qualcuno che già ha sentito questa notizia. Ma vale la pena ripetere queste cose, non solo a beneficio di chi già sa, ma in particolare a beneficio di chi mi vedesse la prima volta. E allora io mi chiedo: è possibile che ci possano essere questi maestri di vita? Questa sarà una professoressa, una con la testa sbagliata, prende la parola e dice queste assurdità. Ditemi voi se tutto questo è possibile. Allora ho ragione io quando mi lamento e dico che l'Italia prima o poi farà una brutta fine, che è solo una questione di tempo, vedendo questi maestri di vita di sinistra. È assodato che questa signora sia di sinistra, perché torno a ripetere fino alla nausea: da destra non verranno mai questi segnali devastanti. Adesso, dopo questa mia rappresentazione fantozziana, kafkiana, interviene il mio regista, il buon Giovanni Stoppa, per farvi vedere il documento, e poi alla fine ridiamo un po'. C'è la voce del presidente della Regione Campania che parla di manicomio, e ha ragione in questo caso, perché questa signora che ha detto queste sciocchezze andrebbe onestamente ricoverata. Un TSO obbligatorio, dai regia. Li dobbiamo necessariamente integrare, li dobbiamo educare alla nostra realtà, perché qua noi dobbiamo fare un attimo un mente locale. Non possiamo pretendere che un africano sappia che in Italia sulla spiaggia non si può violentare una persona, perché lui probabilmente non lo sa nemmeno, non lo sa proprio. Allora noi, questi è questa comunità, che dobbiamo applicare questo principio di legalità, che è l'unica cosa che ci può aiutare a combattere anche il terrorismo. Io le dico: è riapertura dei manicomi. Noi dobbiamo riaprire i manicomi. È assolutamente urgente. Qui abbiamo gente furiosa, impazza nel paese, nelle istituzioni. Manicomio. Avete visto l'ambulanza? Purtroppo hanno sbagliato a chiudere i manicomi, quella maledetta legge Basaglia. Che vergogna, hanno intasato gli ospedali. Ma tant'è, dai, non sono un medico, non posso esprimere giudizi medici di natura tecnica, dico solo che i manicomi non andavano chiusi. Va bene, adesso mi lasciate dire qualcosa sull'invasione del Libano. Cerco di essere sereno, moderato, obiettivo, per farmi capire da voi. Il Libano non è un paese sovrano. Allora perché hanno concesso ad Israele di occupare, di invadere, continuano a bombardare? Ecco, dov'è la comunità internazionale? Ci avete rotto i cosiddetti con l'Ucraina. Non si poteva invadere l'Ucraina. È in atto una guerra
siamo coinvolti, ahimè, purtroppo anche noi italiani, perché siamo schiavi dell'America. Gli Stati Uniti dettano regole e condizioni, e siccome l'Italia è una colonia americana da quando abbiamo perso la guerra, ci siamo accodati agli altri, dando rifornimenti, armi, soldi a quel comico, a quell'attore nato di Zelensky. Perché non c'è stata una reazione internazionale per fermare Netanyahu? Perché non hanno impedito alle truppe israeliane di invadere il Libano? Continua il bombardamento. Ve lo dico io perché. Perché gli ebrei sono troppo forti, comandano il mondo, hanno alle spalle gli americani che li proteggono. Era inevitabile che io dicessi qualcosa sull'invasione del Libano e pregherei la regia di intervenire documentalmente, come è mia abitudine, sempre per evitare che il solito pirla anonimo, e non solo anonimo all'ascolto, per evitare che i sacchetti a perdere che mi seguono, che mi attaccano, possano capire che ho inventato tutto. La carta canta, solidarietà a quelle povere popolazioni, hanno diritto a vivere. Io non sono un tecnico di guerra, dico solo che se hanno creato un casino, una guerra in Ucraina, perché si è taciuto e si sta tacendo per il Libano? Datemi voi una esaustiva chiave di lettura. Dai, regia. Invasione del Libano, blindati israeliani nel sud. L'IDF è la seconda fase. Israele ha invaso il sud del Libano. Avete capito quello che sta succedendo? E vi faccio vedere adesso una bellissima vignetta che mi ha mandato una mia sentinella, che riguarda il comportamento degli israeliani, degli ebrei e degli americani. Fate attenzione, guardatela bene, perché hanno distrutto dei popoli, gli americani e gli ebrei. Eccola qua, a sinistra c'è un soldato israeliano che ha ucciso un palestinese, e a destra c'è un americano, si vedono le bandiere, quella di Israele a sinistra e quella statunitense a destra, e loro hanno detto: Dio ci ha promesso questa terra. L'americano che ha ucciso e calpesta un povero indiano, perché anche gli indiani sono stati distrutti dagli americani, la loro libertà, hanno portato morte e distruzione dappertutto, vero? Signorini Yankee, una manciata di secondi e dopo vado a chiudere, grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Ricordo velocemente che io, oltre a questa rubrichetta leggerissima, l'opinione di Enzo Spatalino, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in prima battuta alle 20:30,
alle 8:30 di sera e alle 7 del mattino successivo conduco un'altra trasmissione, La Voce d'Italia. Ricordo che noi, grazie al nostro canale nazionale 170 del digitale terrestre, copriamo tutto il territorio nazionale, andiamo in tutta Italia. L'importante è che voi ricordiate canale 170. La trasmissione si chiama La Voce d'Italia, va in onda anch'essa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma in rigorosa diretta dalle 18:30 alle 19:45, con ospiti in studio e con la possibilità del pubblico di intervenire. Se non trovate subito il canale, effettuate la risintonizzazione automatica dei canali. Vi ricordo anche il mio nuovo sito www.enzospatalino.tv, la mia nuova mail enzo@enzospatalino.tv, e se mi volete aiutare comprate le mie magliette con le scritte spataliniane. È ora di finiamola, grido di battaglia, oppure sacchetti a perdere. Chiudo dandovi solo la notizia e domani la svilupperò. L'Italia deve fare una brutta fine, anche perché c'è tanta gente che approfitta del nostro sistema, c'è troppa assistenza, troppa tolleranza. A parte quei sacchetti a perdere che vengono in Italia a bighellonare, a sfruttare la situazione, a essere mantenuti negli ospedali, dappertutto, è emersa un'altra notizia, una delle tante. Centinaia di persone hanno truffato l'INPS. Sono anni che io ne parlo. Ma dove sono i controlli? Giorgia, metti un mastino a capo non solo dell'INPS, ma di tutti quegli enti che elargiscono denari, perché i soldi pubblici vanno centellinati, vanno centellinati. Creare delle priorità, aiutare la povera gente, aumentare le pensioni, dare farmaci gratis. Basta aiutare Zelensky, questi disgraziati adesso che hanno rubato soldi, non restituiranno più niente. Ecco perché vengono qui a spese nostre, approfittano del nostro sistema. Pregherei la regia di chiudere la trasmissione con l'offerta del solito contributo, grazie. Incassavano l'assegno sociale dell'INPS dei parenti defunti o senza risiedere in Italia. Ma vi rendete conto? Le persone morivano, non lo dicevano, e i parenti continuavano a percepire soldi. Frode ai danni dell'INPS per un migliaio di cittadini stranieri. Percepivano indebitamente l'assegno sociale. Noi manteniamo migliaia di persone, noi ci facciamo il mazzo, paghiamo l'ira di Dio. Io pago qua fra il 60 e il 65% di quello che guadagno all'erario, e i miei soldi vengono buttati fuori dalla finestra. Non esiste, lontanamente. Dai, e valga il vero, anche per oggi penso che possa bastare. Grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica al nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.